Ma hey coach, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo episodio di Nazma 11 Strikers. Andiamo a continuare le coppe, l'ultima coppa che ci manca per il secondo torneo di coppe, non so come chiamarla ancora bene, è la squadra Dark Emperors che ci manca da battere. Questi giocatori beneficiano della pietra di Alius, dovete vincere a tutti i costi. Si può anche cambiare la difficoltà, ho visto. E ho fatto una prova ed effettivamente la difficoltà cambia radicalmente. Ho fatto una partita dopo aver registrato ieri appunto contro l'Alius, contro la squadra dell'Alius. Ho messo difficoltà normale, no, facile com'era? Difficoltà principiante, ecco. Ho messo difficoltà principiante ed è stata una cosa inaudita. Sono molto molto più facili da vincere le battaglie. Però io sono AndreLink, non posso caricare lotte facili essendo un veterano di Nazuma Eleven, quindi devo assolutamente giocare con la difficoltà normale, anche perché è quella massima che c'è in questo momento. A dire il vero c'è anche difficile, ma si può selezionare solo dalle opzioni. Sì sì, infatti è l'unica, anche tengo premuto, non è che sblocca una difficoltà difficile o cose del genere. Quindi andiamo contro Dark Emperors, non perdiamo altro tempo. Saranno difficili? Beh, abbiamo dei giocatori di tutto rispetto. Noi contro, qui anche noi abbiamo giocatori nella nostra squadra abbastanza importanti, come Zin, Sean. Ho deciso di ingaggiare Sean perché Sean Frost. Insomma, la squadra, so già chi altro ingaggiare. Leverò Nathan, leverò Bobby e leverò anche Sanford forse. Di sicuro Sean. Probabilmente prenderò lo Sean che si trova nell'Inazuma Japan quando ci arriveremo. Quando ci arriveremo? Che qua i tempi sono sempre lunghi. Non si hanno tempi corti. Iniziamo la partita. Campo Raimon Terra, il campo praticamente che troviamo appena entriamo alla scuola Raimon. Nel cortile c'è il campo Terra. Anche il luogo della battaglia appunto finale. Si aggiudicherà la vittoria, amici telespettatori. Chester. Non lo so, Chester, sinceramente, chi si aggiudicherà la vittoria. Questa volta non è facile. Chi c'era? Non c'era nessuno, Non c'era nessuno, ragazzi, sinceramente. Non si passa. Yeah. Ok, un passaggio piuttosto lungo, ma ancora non siamo carichi. Beh, veramente, sì, Zin, oh mio Dio! Ma mi ha falciato male! Mi ha fatto un pochino male. Ah, ha fatto... Ah, non è che volevo tirare. Però mi è partito male. Va bene, non stiamo... Non stiamo ancora... Oh! Wow! Beh, il Dragon Crash, insomma, dovrei essere piuttosto preparato. Insomma, l'ho potenziata un bel po' la mossa, quindi... Direi che... Direi che ci siamo, eh. Ottimo. No. Buono Bobby, buono. Oh, basta, 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 basta. Ah, a Sanford sembrava Bobby, mi sembrava. No, Shadow no, Shadow no. Ma cosa fai, Sam? Ma perché? Capellone. Vabbè, sì, una mossa. Sta lì davanti, ancora non tira. A un certo punto, se non è la tecnica... No, no, ho rovinato tutto, ho rovinato. Ah, però, no, c'era. Ce l'avevo, non l'ho saputo sfruttare. Due possibilità ho avuto, non l'ho saputo sfruttare nessuna delle due. Difesa spirale. Accidenti.
Ma che... Ehi! Ma insomma... Il portiere l'ha parata! Mi vieni lì davanti, io aspetto il tiro. Oh, preciso, preciso. Non mi aspetto di fare gol, è ovvio. Però intanto abbiamo un'opportunità. Non si sa mai, il computer gli gira male. Vabbè, certo, vabbè, ovvio. Non con questi tiri. Ci vogliono tiri più... ben più potenti, ovvio. No, perché? Perché ha tirato? Andiamo. Sì. Vado io. Devo passare veloce. Bomba. Bazooka. Già. La difesa è impenetrabile. Non si passa. Allora, questa l'ho studiata bene, eh. E gli ho messo scivolata di ghiaccio piuttosto che l'altra, terremoto, cos'era? Terra tremante. Perché comunque sia, è molto meglio, ho visto scivolata di ghiaccio. Primo, perché si carica più velocemente, dato che c'ha meno punti di utilizzo. C'è sempre qualcuno dietro che ti vuole... insomma. Sì, vabbè ragazzi, però... Sean Frost, vabbè, questo è difensore, questo è attaccante, non... Ah, levati Nathan. O Nathan, come ti pare, come vi piace più. Non correte. Allora, qua qualcuno mi deve spiegare una cosa. Wow, buono. Bravi ragazzi, bravi. Si stanno comportando niente male, eh. Ma Sanford, perché non rimani dietro ad aspettare che la palla... Ad aspettare che la palla arrivi. Sei pronto? Io premo uno e tu lanci e poi tiri. Possibilità di fare gol c'è, ma non la sfruttiamo. La prima volta va bene, ho sbagliato io perché potevo passare, facevo uno scambio di passaggi veloce e potevo fare gol. Il portiere veniva disorientato, si buttava, io allora potevo tirare, poi lui si buttava a destra, io da sinistra, tiravo. C'erano tante possibilità, non l'ho saputo sfruttare. Tipo questa che ho tirato perché ho premuto due tasti insieme. No, qua ho proprio sbagliato tutto qui. Qui davvero ho fatto tutto male io. No, sta cercando i giocatori. Maledizione. Quando è così non capisco perché non riescono a difendere. Non ci riescono proprio. C'è qualche problema di fondo. Troppo forte. Mi chiedo che tipo, che rango di tiro abbia Nathan qua. Perché davvero è... Che palle, Timmy. Ma perché l'ha levato? Ma cosa, eccoti? Levati. Che partita emozionante! Andiamo! Forza! Eccolo, Poker! Il portiere l'ha parata! Sì, Eccomi! Ci sono! Andiamo! Coprite! Il portiere l'ha parata! Forza! Dai ragazzi, difendiamo! Incandescente. Ehi, non si è da fatto male. Prendi questo. Proviamoci. Dovrei farcela. Dovrei. Colpo veramente micidiale. Scudo doppio. Ah, ok. No, scudo doppio proprio... Da una parte mi è entrata e dall'altra mi è uscita, perché ero proprio zero, non ricordavo assolutamente una tecnica del genere. No, ragazzi. No, un'altra volta no, ragazzi. Che cavolo, no. Non te lo lascio fare, no. No, non te lo lascio proprio fare.
Non ci sperare. Sembra che nessuno voglia darsi per vinto. Andiamo, forza. Chi è che dice basta la cresta? Ah, era il mio giocatore era. Ma vabbè, questi qua vengono da tutte e due le parti. Io dove vado? Non lo so. La difesa è impeccabile. Fatti avanti. Ah! Scivolata micidiale, oh yeah! Portiere è un cesso. Me sono un po' accorto, sai? E basta passare la Bobby, vedi che non ce la fa. Sembra che nessuno voglia darsi per vinto. No, l'avevo lasciato! L'avevo lasciato, stava tirando! Maledetti, maledetti. No, non ci voglio credere. Vai Jack. Non ci voglio credere. No. Non ci voglio credere, assolutamente. Non me lo fate più vedere una cosa del genere, non lo voglio proprio vedere. Vai, più vicino possibile. Yeah! Tormenta glaciale! Non ho mai visto un tiro del genere! Pochetto shooter, no, questo che è? Doppio pugno! Arrete! Show! Frost! Oh, yeah! Calcio d'inizio! Così mi piace! Andiamo! 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 Eccoli! I miei giocatori sono in burning! Wow! Ma dove vai? Dove vai? Una mossa prima che si finisce Burning. Dai. Ho caricato male. Però dovrei parare. Dragon Crash comunque sia. In Burning. Beh. Parata, il portiere è imbattibile. Eccomi. Forza. Vedi, la palla è in volo. La palla è in volo. Cosa tagli? Cosa tagli? Oh, bene Goker, bene. Grande. Vai, congelalo per sempre però. Tackle fulminio. Sì, beh, almeno ha detto bene. Teniamo la palla in movimento, cioè anche non facciamo gol almeno. Cosa eccoti, che palla. No, vabbè, niente. Eccoci al tempo di recupero. Ah, tutti quanti su, state. Non valiamo niente, Michael, però comunque sia stiamo vincendo noi. Non ho mai visto un tiro del genere. Vediamo un po'. Ah, fa scudo doppio. No. Scudo doppio. Volevo sciutto pochetto. Sarebbe barriera di forza se non sbaglio. È un nome stupido. Pochetto shoot, che sa indicare pocket shoot, una cosa del genere. Tiro tascabile. Non ha senso. Oh, abbiamo vinto anche questa sfida. Vuol dire che la mia squadra, insomma, non è tanto male, eh. Non è tanto male. Do corri che è finita, Max. Abbiamo vinto 3-1. Ah, pensavo di vincere. Però comunque sia 3-2 massimo. Un altro gol penso me l'avrebbero fatto, però sono troppo forte. Oppure è il computer che non sa giocare. Eccola qua, seconda coppa. Yeah. Non male, non male no, per niente affatto. Pa 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 para, pa para, pa. Vediamo un po', allora, caramella in azuma, caramella tecnica e segreti velocità. Devo vedere a cosa servono allora. 2400 punti, wow. Tutti quanti che saranno in legame, beh grazie. Abbiamo vinto. Ora che ci danno per aver vinto? Non male, ovviamente la vittoria era scontata, vero? Beh tesoro, non proprio eh. Ora puoi scegliere la squadra Dark Emperors, amichevoli, tornei e minigiochi. Campo nuovo a Raimond Terra, amichevoli e tornei. Puoi giocare contro Dark Emperors. Puoi ingaggiare. Ah, puoi giocare contro le Nazuma Jupan? Puoi ingaggiare Dark Emperors.
Ora puoi acquistare nuove divise, ok? Se vinci le coppe troverai 9 oggetti nel tuo scrigno. Oh, e abbiamo vinto la seconda coppa, quindi ora 9 oggetti. Ora è possibile disputare una nuova coppa, rimboccatevi le maniche. Non tollererò una sconfitta. Questa è una squadra di veri fuoriclasse, ma non ci soffieranno il posto alle finali. No, no, infatti sì, beh. Sappiamo tutti quanti che Dinazuma Japan voleva soffiarci il posto di titolare nel mondiale, ma noi siamo stati più forti. Segreti di velocità. Ah, ce l'abbiamo allora. Quindi i segreti aumentano. Ma vediamo un po' la Dark Emperors. No, Todd, no, che ci faccio con Todd? Con Kevin, che ha dragualato. Mi piace, mi piace. Però insomma non è granché. Lui è un attaccante, qui attacco C. Allora, tiro in coop, ali di fuoco, neanche fenice oscura. E scatto repentino. No, 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 no. Allora, tiro incrociato e attacco. No, ragazzi, ma no, non va bene. Shadow forse potrebbe piacermi. Che ha Dark Tornado a 1 e 2, quindi niente. Vabbè. Felt come portiere potrebbe interessarmi. Doppio pugno e barriera magnetica. Ma come doppio pugno e barriera magnetica? Però comunque sia, abbiamo vinto la partita contro Dark Emperors. La prossima è contro Neo Japan, che dovremo assolutamente sconfiggere se non vogliamo farci soffiare il posto nelle finali, anche se poi in realtà siamo noi. Però stavo pensando, se la prossima è contro la selezione mondiale, le squadre del mondiale, vuol dire che dobbiamo appunto giocare contro l'Inazuma Japan e vincere per reclutare i giocatori di suddetta squadra. E mo subito, appena finisco qua, provo subito ad affrontarla e vediamo se effettivamente mi fanno reclutare quei giocatori. Quindi Cugi, per questo video è tutto. Domani continuiamo contro la Neo Japan su Inazuma Eleven Strikers. Come sempre io vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!